Buonasera a tutti, io sono Massimo Beccaria e sono l'amministratore delegato di Advice Pharma Group, azienda specializzata nella costruzione di terapie digitali. Siamo un'azienda leader in Italia, abbiamo sede al Politecnico di Milano e lavoriamo con diverse aziende farmaceutiche per la realizzazione di questi strumenti. Le terapie digitali ad oggi di cui vorrei parlarvi sono in particolar modo due: una nel campo dell'insufficienza renale cronica e l'altra nel campo dell'obesità. Queste due strumenti, queste due terapie digitali, le vedrete nei prossimi anni perché attualmente sono in fase di sperimentazione clinica sull'uomo, quindi si parla tecnicamente di dei candidati fino a quando non avremo la certezza che queste tecnologie potranno effettivamente curare persone. Ma partiamo dal primo caso, sull'insufficienza renale cronica. Un paziente che chiaramente ha questo tipo di diagnosi perderà nel tempo la funzione renale e quindi purtroppo sarà candidato alla dialisi. Utilizzando uno strumento che è una terapia digitale, in particolar modo il nome commerciale che avrà sarà Kidney You, auspichiamo che questo momento sarà sempre spostato sempre più in là nel tempo e agiremo su delle particolari aree del suo status, ad esempio sul fare degli esercizi fisici periodici, soprattutto sull'alimentazione e su quella che viene chiamata la mindfulness, quindi tutto l'impatto, diciamo, psicologico che può essere anche molto pesante perché è una patologia del genere. Ebbene, questo strumento è chiaramente diviso in queste aree ed è sotto forma di app. Un paziente che verrà curato con Kidney U avrà sostanzialmente una app da installare che gli prescriverà il medico e su questa app ci saranno appunto queste divisioni, quindi la possibilità di fare degli esercizi, la possibilità di cucinare e come cucinare, avere anche tutta un'infrastruttura legata ai menu e anche legata a come cucinare gli alimenti, perché un paziente con quella particolare patologia dovrà anche sapere come cucinare e come attivare questo tipo, diciamo, di cibi proprio per mantenere il più possibile inalterata nel tempo la funzione renale. Che differenze ci sono tra questo tipo di app e una delle milioni di app che trovate nello store della salute? Ebbene, questa, essendo una terapia digitale, è tecnicamente un dispositivo medico e quindi, anche secondo le più recenti normative, dovrà essere validata clinicamente. Che cosa significa validare clinicamente? Significa che attualmente, dopo averla costruita, dopo aver passato tutti gli atti necessari, anche burocratici, quindi un comitato etico, quindi una sperimentazione clinica, appunto avremo una sperimentazione clinica sull'uomo che genererà delle evidenze. Attualmente Kidney U è proprio in questa fase, nel Policlinico di Bari lo stiamo sperimentando su diversi pazienti e se avremo ragione dimostreremo che un particolare elemento biologico che è la zuttura nelle urine sarà inferiore al gruppo di persone che utilizzerà Kidney U rispetto a chi ha avuto la normale cura standard che si prevede per pazienti con questo tipo particolare di patologie. A questo serve lo studio clinico. Quindi abbiamo creato un protocollo clinico in cui abbiamo predetto quanto sarà il beneficio atteso al paziente riguardo anche la variazione di alzatura e se avremo ragione alla fine dello studio clinico avremo un'evidenza clinica appunto per dimostrare che chi ha utilizzato questo tipo di dispositivo medico a base di software sarà migliorato nel suo status. Mi è molto più semplice invece parlarvi della terapia digitale legata all'obesità, che la stiamo conducendo con il gruppo Teras e con il partner Auxologico, dove anche qui sostanzialmente un'app che verrà installata negli smartphone dei pazienti ha la possibilità di erogare una terapia, quindi di fatto di supportare il paziente nel suo percorso di perdita di peso attraverso anche qui diversi interventi, da prescrivergli una dieta e quindi anche modificarla nel tempo, a tutta una parte legata ad esercizi fisici e anche qui legata all'aspetto anche cognitivo-comportamentale. Anche in questo caso, come per quella sull'insufficienza renale cronica, siamo in sperimentazione sull'uomo e se avremo anche qui ragione, dimostreremo attraverso uno studio clinico sull'uomo che chi ha usato questo strumento rispetto a chi non l'ha usato ha un beneficio clinico atteso determinato da un protocollo. Ovviamente una volta in entrambi i casi ottenuto questa evidenza clinica andremo da un ente
notificato, si chiama così, quindi otterremo un marchio CE perché è un dispositivo medico a tutti gli effetti, da non confondersi con il marchio CE legato, diciamo, agli elettrodomestici. Questo è una marcatura CE a fini medici, quindi a tutti gli effetti è un dispositivo medico come lo sono i pacemaker, gli stent e altri, le siringhe e altri dispositivi medici che vengono usati sull'uomo. Pertanto io mi auguro che, insomma, da una parte di avere successo, anche perché ad esempio sull'obesità l'idea di poter curare le persone con un'app e quindi far risparmiare alle persone stesse molte sofferenze e in ultima analisi anche al nostro sistema paese molti costi, può sicuramente essere una cosa che mi auguro di avere ragione perché potrà portare un beneficio sicuramente a tutti i cittadini che lo potranno usare. Sono abbastanza sicuro che questo tipo di tecnologia nei prossimi anni sarà quasi uno standard diventerà e non sarà poi così anormale vedere come avviene già in altri paesi che un medico prescrive un'app per curare una persona. Con questo vi saluto e ringrazio tutti gli organizzatori di aver avuto questa possibilità di intervenire in questo evento così importante. Arrivederci, grazie.